fantastico. Buongiorno! Ciao a tutti, lui è lui e lei è Sofì. E benvenuti in un nuovo Daily Vlog. Un'avventura al giorno per raccontarvi la nostra vita. Occhiali! Che vi siete fatti? State bene? Lui, oggi è un giorno grandioso. Non perché io sono un unicorno rosa, ma perché è arrivato un pacco con dentro delle cose grandiose fuori di testa. Veramente? Aspetta Sofì, cambiamoci un attimo. Sei stanco? Di già? No, non mi stanco mai. Ma comunque fammi capire un po' meglio che pacco ti è arrivato. Pacco, vieni a me. Questo pacco. Sei pronto per vedere cosa c'è dentro? Sì. Voilà. Wow, ma quanti sono? Sono bellissimi. Questa è la nuova pasta squishy, pasta magica. Abbiamo qui tutti i nuovi colori e nuovi modelli, super fighissimi. Non li abbiamo ancora provati e oggi faremo la reazione insieme a voi. Andiamoli a spacchettare. Io non so se voi vi rendete conto di quanti siano. Sono tantissimi, guardate qua. Come potete vedere abbiamo preso tutti i colori di tutte le tipologie, perché abbiamo i colori trasparenti, i riflessi spaziali, i colori pastello e quelli che cambiano colore col calore. Voglio iniziare io assolutamente a provarli e voglio iniziare con la categoria pastello, perché io amo i colori pastello: giallo, rosa, viola, azzurro. Wow. Ovviamente parto col giallo, io ho un amore per il giallo, e andiamolo ad aprire. Sono super curiosa. Lui scoppietta, scoppietta un sacco. Sono super profumati, io già li adoro. Si allunga, na 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 na. Si allunga molto, devo dire. Guarda qua. Vediamo se si strappa. Si strappa, si strappa, si intreccia. E proviamo a vedere se rimbalza. Pallina. Wow. Stai distruggendo casa, ferma. Voglio fare questo per sempre. Hanno la caratteristica di essere profumati. Sono bellissimi. Non so quale aprire. Ma scusa, se li apro tutti. Wow. Guardate che figata. Quando li prendete e sono nuovi, sono perfettamente piatti. Quindi si può fare questo. Yeah! Ecco qua tutti quelli pastello. E quindi direi di andare a fare un mega squiscione pastello da gigantesco. Eccomi, scusate. 1, 2, 3, 4 e 5. Guardate qua. Wow! È pazzo, è pazzo. Da oggi questo sarà il mio braccialetto. Il mio orologio, anzi, vediamo che ore sono. No, non dice l'orario. Fai una super mega pallina rimbalzante. Lui, tutto ok? Sì. Adesso andiamo ad aprire i riflessi spaziali. Ci sono i riflessi di Giove, di Venere, di Nettuno e di Saturno. Iniziamo aprendo i riflessi di Venere. Lui è cangiante. Cioè, che significa cangiante? Ha diverse sfumature di colore, cambia in base alla luce, guarda. Wow. È fighissimo. Questi sono i primi in Italia ad avere questo effetto. Andiamo ad aprire gli altri tre riflessi spaziali. Riflessi di Saturno. È qualcosa di epico. Ma tu riesci a vedere le sfumature? Sì, cioè. Tu che colore lo vedi? Tutti i colori, vedo il verde, vedo il viola, vedo l'azzurro. Esatto. Argento, tutti. Lui, questa è la mia pasta squishy preferita in assoluto. Ha dei riflessi fantastici. Sono una sirena. Na 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 na. Mettiamo insieme anche quelli i riflessi spaziali. Guardate la pelle. Adesso è proprio la perfezione suprema, perché ha tutti i colori proprio. Wow. Guardate come si intreccia. Ma non finiscono qui, perché adesso abbiamo gli squishy trasparenti. Sono pure tantissimi. Il primo è gocce di rugiada. Il bello è che oltre ad essere trasparenti, sono pieni di glitter. No vabbè, si strappa alla grande. Acqua marina. Spirito di fata. Wow.
polvere di stelle, caramello liquido, diamante liquido e infine vetro liquido. Questa non è una pasta squishy come gli altri, è molto particolare perché uno è super trasparente, quasi invisibile, guardate, attraverso il barattolo non si vede neanche, e due si può aggiungere agli altri squishy per renderli ancora più morbidi. Sono troppo curioso di aprirlo. Wow, Sofì, sembra vetro. Guarda, non lo tocco, è vetro, è trasparente. Wow. Questo essendo completamente trasparente, si può tranquillamente aggiungere agli altri senza che ne cambi il colore. Guardate, lo metto qui e adesso non c'è più. Però lo squishy è diventato super morbido. Vediamo? Sì, è super morbido. Anche questi li andiamo a mettere insieme per fare un mega squishy trasparente. E infine, quelli più belli e particolari di tutti, infatti li abbiamo tenuti alla fine, sono gli squishy che cambiano colore! Sarà fantastico! Questi cambiano veramente colore col calore della mano! Vado ad aprire il viola azzurro! In questo momento la nostra pasta magica squishy è viola, col calore dovrebbe cambiare colore. Adesso staremo a vedere. Ragazzi, sta accadendo una magia nella mia mano, proprio qui, davanti ai miei occhi. Vedete? È diventato azzurro! Sono magica, sono una maga, una maghessa! Ho cambiato colore a questa pasta, lui, l'hai visto anche tu? Sì, Sofì, ma non sei magica, è lo squishy che è magico. Che poi pensavo che per cambiare colore ci volesse molto calore. Pensavo che prima ci avessi dovuto giocare un po'. Invece no, subito l'ho tenuto in mano e ha cambiato colore. È bastato pochissimo calore. Ho qui l'ultimo squishy della collezione ed è un cambia colore verde. Verde è il mio colore preferito. In questo momento è verde, ma se adesso cambia colore tra le mie mani diventerà in assoluto il mio squishy preferito. So, non ci credo, sta cambiando colore. Lo so, è fantastico. Guarda, guarda che figata. Qui metto il dito e diventa verde chiaro. Guarda qua dietro! Wow! Wow! Questi sono tutti i nostri pasta squishy, pasta magica, i nostri tesorini. Sono tutti super morbidi, squisciosi, e poi una cosa che ho notato è che non seccano. Cioè questi sono fuori dal barattolo da un sacco di tempo e sono sempre super morbidi, guardate qui! Wow! Se li volete prendere anche voi, li trovate in edicola. Sono l'antistress più bello del mondo! Guardate quanto è colorato e profumato! Ma adesso è rimasta solo una cosa da fare: provare a farlo rimbalzare così grande. Vediamo che succede. È gigante. Vabbè, pazzesco. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qui. Speriamo questo video reazione vi sia piaciuto. E fateci sapere qui sotto nei commenti di cos'altro vorreste noi facessimo la reazione. Noi ci vediamo domani alle ore 12 con un nuovo video. Cliccate il video che vi è appena comparso, che sarebbe l'avventura di ieri. E ci vediamo domani. Ciao, ciao! Team Brode. Sofì, ma sei diventata un unicorno con gli occhiali? Cos'è, l'unicorno intellettuale? Sì, io sono sempre intellettuale.